Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il venerdì 30 di aprile del 2021 e questo è il tempo di lettura della parola di Dio. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi per la grazia di Dio, io e te, possiamo leggere la parola del Signore. Stiamo leggendo un piano della lettura, appunto un piano di letture della Bibbia intera. Siamo partiti dalla Genesi, ormai siamo nel libro di Deuteronomio e in questa giornata noi vogliamo leggere, in questo venerdì, Deuteronomio capitolo 4. Quindi leggeremo questo capitolo della parola del nostro Signore. Sicuramente sarà di grande edificazione per la mia e per la tua vita. Ecco la parola del nostro Signore. Deuteronomio capitolo 4. Ora, dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore fece nel caso di Baal Peor. Il Signore, il vostro Dio, distrusse in mezzo a voi tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Ma voi che vi teneste stretti al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza. Agli occhi dei popoli, i quali udendo parlare di tutte queste leggi diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina, come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste, come è tutta questa legge che io vi espongo oggi? Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Ed essi non ti escono dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in Oreb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte, e il monte era tutto in fiamme, che si innalzavano fino al cielo. Vi erano tenebre, nuvole e oscurità. E dal fuoco il Signore vi parlò, e voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura, non udiste che una voce. Egli vi annunziò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti. E li scrisse su 2 tavole di pietra. A me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso. Siccome non vedeste nessuna figura, il giorno che il Signore vi parlò in Oreb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. E anche affinché, alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste,
tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e a offrire loro un culto, perché quelle sono le cose che il Signore tuo Dio ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Quanto a voi, il Signore vi ha presi e vi ha fatti uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto, per farvi diventare il popolo che gli appartiene, come oggi di fatti siete. Or, il Signore si adirò contro di me a causa vostra e giurò che io non avrei oltrepassato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Infatti, io dovrò morire in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita. Poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio geloso. Quando avrai dei figli e dei figli dei tuoi figli e sarete state lungo nel paese, se si corrompete, se vi fate una scultura che sia immagine di una cosa qualsiasi, se fate ciò che è male agli occhi del Signore, il vostro Dio, e lo irritate, io chiamo oggi come testimone contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete, scomparirete dal paese di cui andate a prendere possesso di là del Giordano. Voi non ci vivrete a lungo, ma sarete interamente distrutti. Il Signore vi disperderà fra i popoli, e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà. Là servirete dei fatti da mano d'uomo, dei di legno, di pietra, dei quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce. Poiché il Signore, tuo Dio, è un Dio misericordioso, Egli non abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi da un'estremità dei cieli all'altra. Ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu, che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi cura di una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il Signore è Dio, e che oltre a Lui non vi è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto, con la sua grande potenza, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e che non vi è alcun altro. Osserva dunque le leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici e tu e i tuoi figli e i figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Allora Mosè scelse tre città di là del Giordano, verso oriente, perché servissero di rifugio all'omicida, che avesse ucciso il suo prossimo involontariamente, senza averlo odiato in precedenza, e perché egli potesse fuggire in una di quelle città e rimanere in vita.
Esse furono Bezer nel deserto, nella pianura per i rubinetti, Ramot in Galaad per i Gaditi e Golan in Basan per i Manassiti. Questa è la legge che Mosè espose ai figli di Israele. Queste sono le istruzioni e le leggi e le prescrizioni che Mosè diede ai figli di Israele quando furono usciti dall'Egitto. Di là dal Giordano, nella valle di fronte a Bet Peor, nel paese di Sicon, re degli Amorei, che abitava a Kesbon, e che Mosè e i figli di Israele sconfissero dopo essere usciti dall'Egitto. Essi si impossessarono del suo paese e del paese di Og, di re di Basan, due re di Amorrei che stavano di là del Giordano verso oriente, da Aroer, che all'inizio della valle del Arnon, fino al monte Sion, che è l'Ermon, con tutta la sua pianura, oltre il Giordano, verso oriente, fino al mare della pianura, sotto le pendici del Pisga. Parola del Signore. Questo è un grande invito per la mia e per la tua vita. Lasciamo ogni idolatria, consacriamo la vita al Signore e sicuramente noi saremo benedetti, noi e la nostra discendenza. È un principio che il Signore ha dato al popolo di Israele che stava per entrare nella terra promessa. È una promessa, è un principio da seguire per la mia e per la tua vita, affinché noi possiamo in primis avere fede soltanto in Dio e confidare nella sua parola, perché Dio è misericordioso, ma Dio è anche geloso e Lui vuole che noi possiamo consacrarci a Lui pienamente al 100%. Che Dio benedica la tua vita. Noi ringraziamo il Signore per un'altra settimana che Lui ci ha dato. Ringraziamo il Signore per questo tempo benedetto di parola di Dio. Io ti aspetto per la grazia di Dio, se Lui così vorrà, che lunedì possiamo di nuovo essere insieme per ascoltare la lettura della parola di Dio. Perché? Perché questo è leggiamo la Bibbia insieme. Che Dio ti benedica, un'ottima domenica. Vai ad ascoltare la parola di Dio insieme alla tua Chiesa nel nome di Gesù.